Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Buongiorno carissimi amici, buona Pasqua, in questo lunedì di Pasqua, lunedì dell'Angelo. Vogliamo salutare i nostri amici Carlo, Claudio, abbiamo anche come ospite Cesira, ecco, li salutiamo e vogliamo vivere questo ascolto della parola luminosa, sempre una parola pasquale in questi giorni. Vorrei soltanto leggere, prima di dare lettura al Vangelo di oggi, dire brevemente i primi versetti che non vengono letti oggi, ma che sono importanti. Allora, dopo il sabato, Vangelo di Matteo capitolo 28, dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba ed ecco vi fu un grande terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo disse alle donne: Voi non abbiate paura. So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui, è risorto, infatti, come aveva detto. Venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: È risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto. Ascoltiamo ora dalla voce di Claudio il Vangelo di oggi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco Gesù venne loro incontro e disse: Salute a voi. Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: Non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Mentre esse erano in cammino, ecco alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Questi allora si riunirono con gli anziani e dopo essersi consultati, diedero una buona somma di denaro ai soldati dicendo: Dite così, i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato, mentre noi dormivamo. E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione. Quelli presero il denaro e fecero secondo l'istruzione ricevuta. Così questo racconto si è divulgato fra i giudei fino a oggi. Parola del Signore. Laude a te, o Cristo. Le donne, che in questo caso sono Maria di Magdala e l'altra Maria, la madre di Giacomo, si fidano del primo impulso di luce che ricevono attraverso un intermediario, l'angelo, e corrono, spinte da questa luce per portarla ai discepoli. Cioè ascoltano il proprio cuore senza farsi tante domande. Si lasciano comandare da questa luce che ormai è nel cuore e corrono. Il cuore si accorge prima che Gesù è risorto, perché è proprio nel cuore che Gesù è risorto. Perché in quel cuore Gesù era stato amato. E mentre le guardie rimangono tramortite da questa luce, le donne, perché nel loro cuore c'era questo amore per Gesù, ecco, questa luce non le fa tramortire, ma fa sì che Gesù possa risorgere nel loro cuore. Viene in mente anche Giovanni che
era corso anche lui al sepolcro, arrivato per primo, si ferma, aspetta che arrivi Pietro e solo dopo entra anche lui e vide e credette. Che cosa ha visto? Non ha visto niente, un sepolcro vuoto, ma credette, vuol dire che in quel momento Gesù è risorto nel suo cuore. Questa è la risurrezione fondamentale, quella che Gesù vuole che avvenga. Mentre dunque le donne corrono verso i discepoli, con Gesù risorto nel cuore, Gesù viene loro incontro, corre verso di loro. È come un regalo e avviene l'incontro personale, proprio quello in cui c'è il riconoscimento consapevole e lo vediamo proprio rappresentato in quel gesto familiare a Maria Maddalena. Di stringere i piedi, ci ricordiamo quei piedi con le lacrime, con il profumo, asciugati dai capelli, abbracciati, baciati. Ecco, questo è un riconoscimento proprio che è un dono d'amore. Una pausa di adorazione, mentre c'è la corsa, c'è anche questa pausa di incontro adorante, che è pienezza di luce che Gesù dona per confermarti: sì, devi correre. Con tutte le tue forze porta questo annuncio di luce ai tuoi fratelli e di loro di attendermi in Galilea. Là mi vedranno. Il luogo dell'appuntamento è la Galilea, cioè il luogo da dove provenivano, dove avevano lavorato, abitato, vissuto, dove avevano la casa. Gesù ci aspetta. Proprio nei luoghi di tutti i giorni, della quotidianità, degli incontri anche faticosi di sempre, ma ci attende lì per viverli in maniera del tutto nuova, con lui risorto nel cuore. Vieni Gesù, riempimi di te. Ti dono il mio cuore, riempilo del tuo amore. Donami tutto te. E con te donami le tue virtù. Amami, Gesù. Fa che io ti ami con il tuo amore. Grazie, Gesù. Grazie che io sono qui. Sono qui perché tu sei buono. Soltanto perché tu sei buono. Vieni da me, che io vengo da te. E siamo una cosa sola, amore e misericordia e miseria. Una cosa sola, il mondo ha bisogno di te, amore e misericordia. Fa che io ti porti nel mondo intero. Il Signore sia con voi per E con il tuo tuo spirito. spirito. Intercessione della Mamma Celeste, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen.